Bene, or dunque, or su, buongiorno. Sto sbaraccando l'alloggio perché io sono anche uno di parola, contrariamente a quanto se ne dica o contrariamente ad altre situazioni. Sto sbaraccando l'alloggio, via. Lo lascio libero, chissà ancora per quanto tempo, perché andrà a finire così. Ho speso tutti i miei soldi, insomma, in detersivi e quant'altro, e ancora non ho finito perché non vi immaginate nemmeno. Qui appiccicavano le scarpe per terra, guardi. E nulla. L'intenzione è quella adesso di sostare per fino a fine mese, fino a che, come di parola, le istituzioni nella figura di un assessore si farà premura di discutere il mio caso, la mia situazione in una commissione e poi si vedrà. Io, come ho già manifestato e manifesterò, non aspetterò a lungo perché comincerà a fare freddo e la situazione dormitorio, che chiarirò poi più in là, perché non sono il solo a non voler entrare, o meglio, non entrare, a non voler essere parcheggiato nei dormitori, perché è questa la realtà, non tanto il momento di emergenza, uno si appoggia, si umilia anche, abbassa un po' le difese, abbassa l'orgoglio, abbassa tutto, e io sono stato sempre disposto a farlo, l'ho fatto, e se sono arrivato a fare questo gesto, evidentemente perché queste situazioni a un certo punto, psicologicamente, non ce la fai più a reggerle, e questo è stato. Quindi, ci sarà una nuova action? Sì. Se la mia situazione, perché adesso è la mia lotta, non è un fatto egoistico, non è un fatto di passare avanti la fila di questa fantomatica lista di emergenza, perché vi dimostrerò al mese di, quando inizierà a fare freddo qui a Pinerolo, quante persone in emergenza, in attesa di una casa, stanno dormendo per strada, dormiranno per strada. Le documenterò così, anche perché insomma, a me non mi piace usare questa parola, però il diritto di replica di una persona che viene ritenuta un nulla, un disagiato, per cui non ha neanche il diritto di parlare o di esporre determinate problematiche, che insomma, anche Einstein veniva ritenuto un ignorante, eppure. Quindi, detto questo, per ora vi saluto e nulla, stay tuned. Nuovi sviluppi, vedremo come andrà a finire. Io condurrò la mia vita da questi giorni in poi in maniera molto, molto low profile, ma molto low profile, perfino con le persone che in questi anni, in questi mesi, in questo periodo si è dimostrata molto vicina a parole, ma coi fatti qui sono comunque affrontato questa situazione da solo, compreso il sabato e domenica con le crisi di panico e di ansia senza cibo e purtroppo, ma quella è una cosa mia, ma insomma, il vizio della sigaretta è che se non ce l'ho dopo un po' in queste situazioni smatto, però l'ho superata egregiamente, insomma sono qua, sempre col sorriso, sempre cercando di mantenere la positività nell'attesa di nuovi sviluppi e tenendo sempre presente che questa mia lotta non è personale, non è che Jimmy fa le cose per Jimmy e basta. Le fa per tutte le persone e ribadisco che aspettano e basta, aspettano inermi di cambiare la situazione per promesse fatte, perché le istituzioni devono fare il loro corso e intanto continuano a tenere gli alloggi vuoti, sfitti, con una puzza tremenda che i vicini si lamentano, però non è che nessuno, appunto, è il comune che deve venire, e in questo caso l'ATC,
perché per quelli che mi accusano di non sapere, insomma, di rubare le case perché non so cosa c'è dietro l'assegnazione delle case popolari, mi sa che qualcuno devo fargli io scuola, perché lo so benissimo, perché sono 20 e passa anni di lotte, di battaglie, di esposti, di associazioni varie che si occupano di queste cose, ma la burocrazia ostacola. Perché? Perché ci sono gli alloggi che apparentemente sono inagibili, non si sa per che motivo, meglio, io di qualcuno lo so. Stupisce il fatto che questi problemi sono facilmente risolvibili con una sola cosa, la volontà di volerlo fare, al di là della legge, al di là di tutto quello che può essere l'ostacolo burocratico. Insomma, o gli ostacoli li salti o li abbatti o li elimini, non si può andare avanti sempre con aggiungendo un carico a un carico, perché sennò questi alloggi rimarranno sempre, e qui in questo palazzo ce n'è più di uno, rimarranno sempre così. Stay in tune, peace and love to everybody.